Buon pomeriggio, innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi per la partecipazione a questo evento e ringrazio anche STA per coinvolgere Caracol nella serie di eventi formativi sul loro software sui rinforzi strutturali. Mi presento, io mi chiamo Salvatore Bertoloni, sono un ingegnere civile, lavoro in Caracol da 3 anni circa e ricopro il ruolo di field service. È una figura che ha lo scopo di dare supporto ai progettisti nelle fasi di definizione delle soluzioni, nelle fasi di dimensionamento, fino ad arrivare poi alle fasi applicative in cantiere insieme ai nostri consulenti sul territorio. E oggi siamo stati coinvolti appunto da STA Tre Muri per quello che è un evento formativo che ha come scopo il rinforzo dei maschi murali nel piano. Quindi andremo a vedere nel dettaglio quelli che sono il quadro certificativo, progettazione e accettazione in cantiere dei sistemi di rinforzo strutturali certificati, fino ad arrivare poi all'intervento di STA, appunto, dove vedremo anche più nello specifico degli strumenti di progettazione, quindi utilizzeremo il loro software. Entriamo subito nel vivo dell'argomento con i sistemi certificati per il rinforzo strutturale. Come vedete qui sulla prima slide abbiamo quella che è la gamma dei sistemi di rinforzo strutturale Caracol, ovviamente sistemi certificati e validati. E oggi ci concentreremo più sui sistemi utilizzati per la muratura. Visto che noi abbiamo questa distinzione, sistemi per cemento armato e sistemi per muratura, oggi ci concentreremo più sulle malte a base calce e sui tessuti in accoppiata a queste malte. Facciamo un passo indietro prima di entrare nel dettaglio dei rinforzi dei maschi murali nel piano. Diciamo che la gamma dei rinforzi su muratura è molto ampia, quindi potremmo partire da interventi più tradizionali come quelle che sono le iniezioni di malta fluida con geocalcio e fel antisismico, passando dalle connessioni trasversali tramite diatoni o barre elicoidali installate a secco, fino ad arrivare a quelli che sono i sistemi più centrali dell'argomento di oggi, e quindi sistemi SRG e sistemi FRCM, dove si ha un'accoppiata di prodotti, quindi oggi non parleremo di singoli prodotti, ma appunto di sistemi compositi, al fine appunto di andare a rinforzare i maschi murari appresso flessione e a taglio. Quindi partiamo innanzitutto da quelle che sono le malte, quindi iniziamo col primo. Il primo prodotto geocalcio fel antisismico, che è una malta fluida, estremamente fluida, traspirante a base calcio NHL 3.5, appunto ad elevata traspirabilità, basso modulo elastico, il che conferisce una elevata compatibilità con quelle che sono le caratteristiche delle murature di ogni natura, appunto. In accoppiata a queste malte andiamo a trovare quelli che sono i tessuti bidirezionali in fibra di basalto e acciaio inox, quindi in diverse grammature vediamo che abbiamo un trattamento protettivo, impregnazione del basalto con resina all'acqua priva di solventi ed è un'elevata resistenza agli alcali. Ovviamente quello che si è ricercato nella creazione del prodotto è un'elevata tenacità, resistenza al taglio, elevata duttilità e stabilizza appunto il tessuto. E abbiamo diverse grammature, come dicevo poco fa, Justeel Grid 200 da 200 grammi, Justeel Grid 400 da 400 grammi. Qui vediamo sulla slide anche un terzo tessuto bidirezionale, anch'esso, Rinforce RV100, cambia la composizione, quindi non è un basalto, ma è appunto una fibra di vetro aramide, una fibra mista. Ora, queste tre grammature, quindi questi tre tessuti bidirezionali, vanno a unirsi a quella che è la matrice minerale Geocalce F antisismico, marcato 998 parte 2, quindi è una classe di resistenza M15, quindi una malta strutturale, marcato anche come N1504 parte 3, ricostruzione e rasatura. Anch'essa elevata traspirabilità, anch'essa basso modulo elastico e quindi compatibilità con le murature. Quindi, dicevamo, in accoppiata ai tessuti che abbiamo visto poco fa, vanno a comporre un sistema, che è l'FRCM, quindi Fiber Reinforced Cementitious Mortar, con l'obiettivo di andare a rinforzare quelli che sono elementi in muratura. Un altro sistema alternativo, tra virgolette, diciamo a quello dell'FRCM, quindi il rinforzo diffuso, è il rinforzo a fasce, SRG, Steel Reinforced Grout. Ora qui quello che cambia è semplicemente il tessuto, in quanto non parliamo di un tessuto bidirezionale, ma un tessuto unidirezionale in acciaio. Vediamo qui è composto da 5 trefoli, ogni filo di acciaio è composto da 5 trefoli, 3 centrali e 2 in avvolgimento, che sono incollati su una fibra di vetro. La larghezza di fascia è di 30 cm circa. Si tratta di acciaio galvanizzato UHTSS, quindi un acciaio ad alta resistenza,
e appunto insieme alla matrice minerale, il calcio e il fantasismico, compongono un sistema di rinforzo, questa volta a fasce. Ora, sia che parliamo di sistemi a fasce, sia che parliamo di sistemi diffusi, è fondamentale andare ad ancorare, andare a connettere questo sistema alla muratura. E oltre alla matrice, giocano un ruolo fondamentale quelle che sono le connessioni trasversali. In questa slide, in queste foto nello specifico, andiamo a vedere i diatoni ciostil, nel caso di murature in pietra, per esempio. È un diatono che viene realizzato, lavorato in cantiere, attraverso lo stesso tessuto unidirezionale del rinforzo a fasce, e quindi viene prodotto in cantiere. Ovviamente si va a utilizzare laddove il reticolo si sovrappone in orizzontale e in verticale, oppure un altro sistema di connessione è la connessione effettuata a secco tramite barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 o 316. Appunto, questo qui è una lavorazione che in termini di manodopera dà un grosso vantaggio all'impresa, è molto veloce come installazione. Quindi parliamo di Stidretix 8, 10 e 12, dove 8, 10 e 12 sono i diametri. Su queste barre, Caracol dà la possibilità anche di andare a effettuare delle prove di trazione, nello specifico figure come la mia, in giro per tutta Italia, diciamo così, hanno con sé un estrattore che ci permette appunto di effettuare queste prove di trazione e verificare quella che è la resistenza a trazione di una singola barra installata su uno specifico supporto. Ora, abbiamo visto un attimino, purtroppo il tempo è poco, quindi mi scuso, abbiamo visto un attimino quelle che sono una panoramica dei rinforzi di Caracol. Prima di entrare nel dettaglio delle lavorazioni sui maschi murari nel piano, andiamo a vedere quello che è anche il quadro certificativo di progettazione e di accettazione in cantiere. Partiamo dal primo punto, che sono appunto le certificazioni. NTC 2018, nel capitolo 11, paragrafo 1, va a specificare quella che deve essere una certificazione che i prodotti, i materiali e i sistemi di rinforzo strutturale devono avere per essere ritenuti validi fondamentalmente. Quindi ci sono due alternative, una marcatura CE o un CVT. Ora vediamo quali sono, cerchiamo di vedere quali sono le differenze in modo molto veloce. Quindi CVT, validità italiana, quindi sul territorio nazionale. Valido solo per sistemi riconosciuti da linee guida ministeriali, accettazione in cantiere obbligatoria perché CVT non va a garantire lo stesso livello di controllo e qualità proprio delle marcature CE. E quindi andiamo adesso alle marcature CE, vediamo che la prima differenza sostanziale è la validità territoriale, quindi la marcatura CE è valida a livello europeo. Chi sceglie di certificare tramite ETE, quindi ottenere una marcatura CE ai propri sistemi, è sottoposto a prove aggiuntive qualificanti e le vedremo a breve. E ovviamente poi uno dei punti più diciamo così interessanti in termini di differenze con il CVT è l'accettazione in cantiere che rimane a discrezione della direzione lavori, in quanto è supportata da un controllo di qualità di produzione di fabbrica garantito e certificato proprio dalla marcatura CE, attraverso cosa? Attraverso un documento che si chiama DOP, Declaration of Performance, che va a garantire quelle che sono le prestazioni del nostro sistema di rinforzo. Quindi, per intenderci, Caracol ha scelto ormai diversi anni fa di certificare i propri sistemi attraverso quello che è una certificazione ETE, quindi un ottenimento di una marcatura CE, ottenimento che è avvenuto il 30 giugno del 2021. Con i primi sistemi FRCM ed SRG certificati in Italia e in Europa. Quindi nello specifico parliamo di SRG su calcio e slusso, non è l'argomento di oggi, SRG su muratura ed FRCM su muratura, che invece sono i sistemi che vedremo nello specifico oggi insieme a STA. Quindi poco fa vi dicevo che ci sono anche dei requisiti tecnici aggiuntivi richiesti ai prodotti e ai sistemi certificati tramite marcatura CE. E vediamo che oltre ai requisiti standard di gelo e disgelo, ambienti umidi, ambienti salini, ambiente alcalino e sollecitazioni termiche, queste sono le prove che vengono richieste in più nel caso in cui io scelga di certificare un sistema attraverso una marcatura CE e quindi una certificazione ETA. Di queste prove mi soffermo su due che ritengo siano molto interessanti. La prima sono le prove di pull-out test e quindi quelle connessioni trasversali delle quali vi parlavo poco fa sono certificate, quindi troveremo un valore di resistenza dopo appunto una prova di pull-out test su SRG-SP, sugli SRG sul laterizio, sugli SRG sul tufo. Quindi abbiamo un dato specifico di quella che è la resistenza di una connessione trasversale. Altro dato interessante che deriva da una prova aggiuntiva, un requisito aggiuntivo, è l'overlap test.
Ora, SRP, che non è il sistema di oggi, non è il sistema che vediamo oggi, sarebbero i sistemi a matrice polimerica su calcestruzzo, lunghezza di sovrapposizione 20 cm, SRG e FRCM, che sono i temi della giornata, invece 30 cm. Ci tengo a sottolineare inoltre che Keracol l'ha condotto, oltre a quelli che sono i test della certificazione ETA e quindi della marcatura CE, dei test di laboratorio che confermano una performance altrettanto valida con una lunghezza di sovrapposizione di 25 cm, però da ETA rimane 30. Progettazione. Qui è interessante fare un passo indietro un attimo e capire quello che è il criterio alla base della progettazione di questi sistemi. Parliamo appunto delle linee guida CNR di T215, che sono le linee guida di progettazione per i suddetti sistemi. E dicono che alla base del funzionamento di queste soluzioni c'è quella che è l'interfaccia supporto sistema composito. Quindi è fondamentale andare a preparare il supporto con un livello di rugosità e più avanti vedremo anche con altre accortezze, quali bagnatura, smussatura degli angoli. Livello di rugosità che deve essere garantito ha come limite superiore 5 mm, quindi mezzo centimetro. Gli altri due livelli di rugosità riguardano altri sistemi che non sono appunto tema odierno. Quindi abbiamo detto preparazione del supporto e interazione supporto specifica per ogni tipologia di supporto. Questo perché? Perché i sistemi alla base della progettazione di questi sistemi ovviamente ci sono due criteri, che sono la sigma, due valori, diciamo, la sigma limite convenzionale e la epsilon, quindi che deriva dalla trazione diretta della rete secca. Quindi vado a calcolare la Fmax dividendola per l'area del sistema composito, ottenendo il valore di sigma limite convenzionale nelle varie tipologie di distacco. Quindi vediamo qui in alto a destra che possono avere dei distacchi con rottura coesiva del supporto, distacco all'interfaccia matrice supporto e così via. Quindi vado a ricavare il mio valore di Fmax, lo divido per l'area e ottengo la sigma limite convenzionale. Dopodiché, tramite una prova di trazione diretta sulla rete secca, vado a ricavare quello che è il mio F. Attraverso la sigma limite convenzionale andrò a calcolare la epsilon limite convenzionale e quindi ottengo i due parametri che sono alla base della progettazione di questi sistemi di rinforzo. Andando avanti, altro aspetto interessante in termini di progettazione è quello relativo alle rigidezze. Parliamo di sistemi in basso spessore intendiamo spessori che vanno dagli 8 mm ai 15 mm, quindi anche tra i 5 in realtà, dipende dal sistema, come vediamo qui sulla slide, al netto del livellamento del supporto, ovviamente. Quindi sono sistemi che non incrementano le rigidezze e le masse nel nostro elemento strutturale e quindi cosa vuol dire? Come si traduce questo? Sostanzialmente incrementiamo le resistenze, non le masse, e quindi non le rigidezze, e quindi stiamo configurando e progettando un intervento locale. E questo è un grosso vantaggio, soprattutto quando parliamo di murature. Altro aspetto interessante, prima di passare a quella che è l'accettazione in cantiere, è la resistenza a taglio sul rinforzo sul singolo lato. Quindi vediamo che la circolare ci dice che dovremmo ridurre di un 30% la resistenza a taglio, se effettuiamo il rinforzo da un solo lato. Dalle prove di laboratorio, invece, emerge che sistemi di questo tipo garantiscono delle prestazioni anche sul singolo lato molto elevate, addirittura ben più elevate di quelli che sono i coefficienti che riporta la circolare nel paragrafo 8, appunto. Accettazione in cantiere, come dicevo poco fa, CVT, i controlli di accettazione sono obbligatori e sotto la responsabilità della direzione lavori, devono essere eseguiti prima o contestualmente alla messa in opera del sistema di rinforzo. La richiesta è sottoscritta dalla DL e l'acquisizione preventiva di una copia del CVT del sistema è obbligatoria. Controllo di marcatura CE e DOP per ogni singolo prodotto utilizzato. Cosa che invece cambia nel caso in cui io abbia a che fare con un sistema che è stato certificato attraverso ETA e quindi ha ottenuto una marcatura CE, perché? Perché c'è un organismo di certificazione di parte terza, e quindi un ente notificato, che grazie al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, e quindi ADCP 2 Plus, garantisce quella che è l'applicazione da parte del produttore dei controlli di produzione previsti da EAD. Quindi vuol dire che periodicamente viene rilasciato un certificato che è la DOP, che certifica e dà appunto sicurezza su quelli che sono i valori di performance dei sistemi di rinforzo.
E per questo l'accettazione a discrezione della DL, in quanto andrebbero a rideterminare delle prestazioni che il legislatore europeo ritiene già garantite attraverso la marcatura CE. Ora, abbiamo fatto un attimino una parentesi, una fotografia allargata di quello che è il mondo dei sistemi di rinforzo strutturale in brevissimo tempo, nello specifico i sistemi di rinforzo delle murature. Adesso vediamo casi più specifici di quelli che sono proprio gli interventi e dei casi studio reali. Ora, quando parliamo di murature, parliamo di meccanismi di danno di modo 1 e modo 2, prendiamo una licenza poetica in Caracol col modo 0, che sarebbe la disgregazione delle murature, degli elementi strutturali in muratura, e sappiamo che solo inibendo il primo modo si attiva il successivo. Oggi, lo dicevamo dall'inizio, ci concentriamo sul rinforzo nel piano dei maschi murari, ma è interessante e obbligatorio ricordare anche il meccanismo di danno di modo 0 e di modo 1. Quindi il modo 2, quindi i meccanismi nel piano, riguardano quelle che sono appunto delle formazioni di lesioni diagonali lungo i giunti, delle tensioni tipiche lesioni ad X dovute alla presenza di sisma in direzioni opposte, e quindi appunto meccanismi di danno nel piano. Poco fa dicevo, modo zero, possiamo contrastarli attraverso iniezioni di malta fluida o attraverso ristillature armate dei giunti e quant'altro. Modo uno, possiamo inibire quelli che sono i meccanismi locali. Modo due, invece, andiamo ad applicare dei sistemi in basso spessore, quindi SMG FSM nel piano, appunto. Fondamentale, preparazione del supporto. Poco fa abbiamo parlato di rugosità, ci sono altri aspetti interessanti, quindi planarità della superficie, e quindi in caso di supporto irregolare io dovrò livellare il mio supporto, bagnatura, quindi questo lo sappiamo ormai tutti dai tempi della calce, appunto, si sa, prima di applicare matrici inorganiche è necessario bagnare a rifiuto il mio supporto. Questo per evitare, nel gergo tecnico, come si dice, che la malta venga bruciata appunto dalla repentina espulsione dell'acqua d'impasto della malta stessa. Smussatura degli angoli, quindi nel caso in cui io vada a cercare un elemento strutturale, la CNR DT215, che ricordiamo sono le linee guida di progettazione per questi sistemi, mi dice che devo evitare delle concentrazioni di tensioni localizzate. Per questo motivo dovrò andare ad addolcire, a smussare gli angoli e gli spigoli del mio elemento strutturale. Ora, entriamo proprio in quella che sono dei casi specifici di rinforzo. Qui in foto vediamo un rinforzo a fasce, mediante appunto tessuti unidirezionali in acciaio, quindi quelli che vedevamo poco fa, Geosteel G600 o Geosteel G1200, in accoppiata con geocalce antisismico. E vediamo che laddove c'è una fascia verticale che ha lo scopo di rinforzare per soppressione il maschio, e a questa fascia si sovrappone una fascia orizzontale che ha lo scopo di rinforzare a taglio quell'elemento strutturale, vado a realizzare una connessione, in questo caso, essendo l'elemento in pietra, abbiamo detto, attraverso un diatono. Si vede bene in questa foto. Vedete qui la circonferenza che circoscrive appunto il diatono, che poi verrà iniettato con una malta fluida. Quindi questo qui è un caso di rinforzo tramite SRG a fasce. Finalmente vediamo un esempio di quello che è un rinforzo diffuso, invece questa volta con FRCM, appunto, e quindi con una rete bidirezionale, un tessuto bidirezionale, e sempre delle connessioni realizzate tramite diatoni Geosteel iniettati, e qui vediamo ancora dei tubicini che permettono appunto l'iniezione. Ricordo che la malta è molto fluida, quindi l'iniezione avviene praticamente anche per gravità, quindi tramite un imbuto e un secchiello per iniettare. Vediamo qui nel dettaglio costruttivo, che più avanti vi dirò dove trovare, anche in DVG, non solo in PDF, i diatomi vengono realizzati con un'inclinazione. Questo perché? Perché, come dicevo poco fa, la malta essendo molto fluida, dobbiamo evitare che fuoriesca prima di aver saturato la muratura. Altra tipologia di connessione trasversale, sempre con un rinforzo diffuso FRCM, le barre elicoidali con un apposito tassello che ha lo scopo di evitare la piegatura della barra. Prima di sviluppare il tassello, la barra veniva piegata. Questa piega della barra non era mai perfettamente a 90 gradi, quindi un fattore di forma dell'acciaio mi costringeva a utilizzare più spessori, più malta per ricoprire la barra. Quindi in questo caso col tassello mi bastano pochi millimetri. Ovviamente la disposizione dei connettori è sempre una disposizione a qui in concia. Questa è un po', diciamo, la panoramica degli interventi che possiamo effettuare su un elemento strutturale murario come un maschio murario, appunto.
quindi sistemi a fasce, sistema diffuso con diverse tipologie di connessione. La famiglia di malte che utilizzo è sempre la Geocalce, F o FL antisismico, ed era un po', diciamo così, quello che sono gli aspetti principali in termini di progettazione, accettazione e messa in opera in cantiere. Ci tengo, dopo aver visto un po' nel dettaglio quelli che sono gli interventi, a fornire anche degli strumenti, quelli che sono gli strumenti che Carrefour fornisce come servizio per la progettazione per il cantiere. Quindi parliamo del manuale tecnico, di strumenti digitali e di un servizio di technical customer service. Troviamo tutto quello che vi sto dicendo sul portale di Carrefour strutturale, ovvero strutturale.carrefour.com, dal quale posso richiedere supporto attraverso apposito form, oppure scaricare, registrandomi, tutte quelle che sono appunto gli strumenti per la progettazione. Quindi ripetiamo, manuale tecnico con circa 63 tavole tecniche distribuite su due pagine. Sulla prima pagina trovo le voci di capitolato, le foto della lavorazione, la prescrizione, mentre sulla seconda pagina vado a trovare i dettagli costruttivi e i riferimenti normativi tecnici. Quindi queste tavole le trovo anche in DVG, quindi potrò estrapolare i dettagli costruttivi e utilizzarli per le mie tavole di progetto. E quindi rimane uno strumento di collaborazione molto molto valido, anche perché è disponibile poi in formato cartaceo A3 e quindi sarà possibile richiederne anche una copia. Un altro strumento per la progettazione è uno strumento digitale, Genius Lab. Ci tenevo ad approfondire questo argomento in breve tempo, ovviamente. Si tratta di una piattaforma che si pone come scopo quello di facilitare, migliorare l'efficienza e la collaborazione in cantiere. Sappiamo tutti noi che lavoriamo nei cantieri che ci sono molte teste da mettere d'accordo, diciamo così, sul cantiere, e spesso queste teste non collaborano in maniera così fluida una con l'altra, quindi non comunicano banalmente in maniera così fluida. Ecco, questa piattaforma si pone come scopo proprio quello lì, di incentivare la collaborazione. Come fa a farlo? Come vorremmo che facesse una cosa di questo tipo? Abbiamo diviso il cantiere nelle quattro fasi: preparazione, progettazione, esecuzione e chiusura, e in ogni fase cerchiamo di dare un apporto, un supporto. Vediamo quella che è la caratteristica principale della piattaforma, quindi è possibile andare a configurare delle lavorazioni. Nel nostro caso, banalmente, potremmo configurare una lavorazione di rinforzo strutturale all'interno del cantiere, quindi una volta creato il cantiere in maniera digitale. E all'interno di queste configurazioni io, progettista, verrò guidato, quindi non parto dalla soluzione, ma parto dalla mia problematica. Quindi mi verranno fatte una serie di domande che mi porteranno alla definizione della lavorazione stessa. Quindi in questo caso specifico io parto da un problema di una struttura in muratura, di un maschio murario, voglio incrementare la resistenza a presso flessione e taglio, e verrò guidato all'interno della piattaforma in quella che è la soluzione più idonea, che fa il caso mio. Non parliamo di software per il dimensionamento, perché quello è un software a parte che trovate sempre sul portale strutturale, si chiama GeoForce One. Vi permette di dimensionare su singolo elemento l'intervento. Oppure, se dovete fare una modellazione globale, software come 3Muri vi permettono di utilizzare appunto i sistemi Carrefour, che sono già in libreria, e quindi è possibile andare a installare i sistemi sull'elemento strutturale. Quindi gli interventi vengono poi anche quotati in termini di materiale, di sfrighi, di consumi e quindi di manodopera con riferimenti del DEI, e trovate all'interno del documento tutte quelle che sono i documenti tecnici a corredo delle lavorazioni stesse. Servizio di consulenza dedicato, e chiudiamo, e poi passo la parola a Paolo. Nella figura del field service è possibile appunto avere un supporto forte in studio e in cantiere. Noi ci occupiamo di diverse attività, seminari in collaborazione con ordini professionali, formazioni studio, consulenze in fase di gara, co-creazione di capitolati con sistemi compatibili, definizione delle fasi realizzative e supporto all'applicazione in sito. Qui vi ho voluto far vedere un po' di foto che ritraggono appunto field service come me in queste azioni specifiche. Detto ciò, io passerei la parola a Paolo, vi ringrazio e rimango a disposizione poi sulla parte finale per eventuali domande, spunti o approfondimenti. Grazie mille.
Buongiorno a tutti, sono Paolo Palma, vi do il benvenuto a questo incontro. Oggi vedremo all'interno di Tremuri Project degli esempi pratici in cui sono stati applicati i rinforzi Caracol per il miglioramento del comportamento delle pareti nel proprio piano. Nel primo esempio è stata effettuata l'analisi globale della struttura, quindi poi sono stati applicati i rinforzi e si è ottenuto il miglioramento sismico della struttura, quindi vedremo come l'applicazione dei rinforzi incida nell'analisi di tipo globale. E nel secondo esempio invece non era possibile effettuare l'analisi globale perché la struttura non aveva un comportamento scatolare, quindi è stata effettuata l'analisi pushover delle singole pareti della porzione in cui la struttura non risultava essere scatolare e poi sono stati applicati i rinforzi e quindi vedremo come l'applicazione dei rinforzi incide sulle singole pareti. Vediamo adesso il primo esempio. È stata definita una struttura interamente in muratura, quindi non sono presenti elementi di altra tipologia costruttiva, come ad esempio elementi in cemento armato, acciaio o legno. La struttura quindi è interamente in muratura, presenta due tipologie di solai diversi, che adesso andremo a vedere nello specifico, e si sviluppa da cielo a terra allo stesso modo. Poi c'è una copertura a due falde con falde sfalsate. Quindi per la definizione del modello sono stati definiti innanzitutto i materiali, quindi il materiale muratura, che in questo caso abbiamo chiamato esistente, è stato definito andando a selezionare una tipologia di materiale tra quelli previsti dalla circolare. In questo caso abbiamo un materiale, una muratura a conci regolari di pietra tenera perché abbiamo un tuffo ed è stato definito il livello di conoscenza 1. Andando a definire LC1, il software calcola direttamente i parametri meccanici della muratura, resistenze meccaniche e moduli elastici, così come previsto dalla normativa, e applica naturalmente il fattore di confidenza 1,35. Se avessimo scelto LC2, il software avrebbe calcolato anche qui i parametri, sempre come previsto dalla normativa. Se invece avessimo avuto un livello di conoscenza 3, avremmo dovuto definire un tipo di prova e in base ai risultati delle prove si poteva poi ottenere i valori dei parametri meccanici della nostra muratura. Quindi, oltre al materiale muratura, sono stati definiti anche i solai. Come sappiamo, all'interno di Tremuri è possibile definire i solai con la propria rigidezza. Questa è una peculiarità del software Tremuri Project. Quindi, definendo gli elementi che costituiscono il nostro solaio, in questo caso abbiamo un solaio con travetti affiancati e soletta in CA, quindi definendo le sezioni dei travetti, l'interasse tra i travetti e lo spessore del tavolato della soletta, il software calcola l'effettiva rigidezza del solaio, calcola la rigidezza assiale in direzione di orditura del solaio, che qui viene definita come EX, e la rigidezza nella direzione ortogonale a quella di orditura del solaio, in questo caso che il software chiama EY. Quindi questo ci permette di calcolare in maniera accurata poi come si distribuisce l'azione sismica sulle pareti, avendo l'effettiva rigidezza del solaio. È stato poi definito anche un solaio in laterocemento, quindi anche per questo, una volta definiti gli elementi che costituiscono il solaio, il software calcola l'effettiva rigidezza del solaio e, dopo aver definito il modello, Tremuri Project effettua
la mesh automatica del nostro modello, quindi definisce per ogni parete, come vediamo, definisce i macro elementi, quindi i maschi murari, le fasce di piano e i nodi rigidi. I maschi murari sono quegli elementi che noi vediamo con il colore marrone, le fasce di piano sono quegli elementi con definiti in colore verde, mentre i nodi rigidi sono quegli elementi tra maschi murari e fasce di piano che sono di colore grigio. Dopo aver effettuato la mesh possiamo andare ad effettuare l'analisi pushover, quindi calcoliamo la vulnerabilità della nostra struttura. Il software ci fornisce gli indici di vulnerabilità per i quattro stati limite: collasso, salvaguardia della vita, danno e operatività. Come si ottengono i valori dell'indice di vulnerabilità? Ad esempio, l'indice di vulnerabilità allo stato limite di collasso si ottiene confrontando lo spostamento offerto dalla struttura, che si ottiene in corrispondenza del decadimento della resistenza pari al 20%, quindi quando si ha una resistenza residua pari all'80%, con quello richiesto, ma non solo per il calcolo del l'indice di vulnerabilità allo stato limite di collasso, entra in gioco anche il fattore di struttura Q-star, quindi devono verificarsi entrambe le condizioni affinché la struttura sia verificata allo stato limite di collasso. Lo spostamento offerto alla struttura deve essere maggiore dello spostamento richiesto e il Q-star deve essere minore o uguale a 4 se parliamo di stato limite del collasso, e stessa cosa per lo stato limite di salvaguardia della vita. L'indice di vulnerabilità si ottiene dal confronto tra lo spostamento offerto e lo spostamento richiesto e dal calcolo del fattore Q-star, mentre per lo stato limite di danno e lo stato limite di operatività i valori dell'indice di vulnerabilità si ottengono solo dal confronto tra lo spostamento offerto e lo spostamento richiesto. Poi il software va ad evidenziare le analisi più gravose, lungo X e lungo Y. La vulnerabilità è data dall'analisi più gravosa in assoluto. In questo caso l'analisi più gravosa è l'analisi lungo Y, perché ci dà un indice di vulnerabilità pari a 0,55, quindi quella rappresenta la vulnerabilità della struttura. Per ottenere un miglioramento sismico noi dobbiamo fare in modo che l'analisi più gravosa dello stato di progetto sia maggiore di almeno 0,1 rispetto all'analisi più gravosa dello stato di fatto, quindi dovremmo ottenere un'analisi più gravosa almeno pari a 0,65. Ma andiamo a vedere cosa succede nello specifico delle nostre analisi. Quindi, andando a selezionare l'analisi più gravosa, possiamo andare a vedere nei dettagli e vediamo appunto che il software ci fornisce la curva pushover, che si riferisce naturalmente a tutta la struttura, e possiamo andare a vedere sulle singole pareti lo stato di danneggiamento di maschi e fasce. Quindi, andando a passare il cursore sui vari maschi e le varie fasce, vediamo che ci viene fornito direttamente il tipo di rottura di quell'elemento, quindi vediamo che alcuni elementi si rompono o si plasticizzano per pressoflessione, altri a taglio, altri per compressione o rimangono integri. Quindi possiamo andare a vedere anche quali sono le pareti maggiormente danneggiate, così poi potremo andare ad intervenire su quelle pareti per ottenere il nostro miglioramento. E vediamo che le pareti maggiormente danneggiate sono la parete 3, in cui abbiamo delle rotture diffuse sia per pressoflessione che per taglio, e in direzione Y anche la parete 9, in cui abbiamo invece delle rotture meno omogenee, quindi ad ogni piano abbiamo delle rotture per taglio e per pressoflessione. Vediamo sulla parete 3. Al primo livello tutti i maschi sono danneggiati per pressoflessione, a livello 2 invece sono danneggiati per taglio, mentre a livello 3 abbiamo delle rotture per pressoflessione. Possiamo andare a vedere sul singolo maschio quello che succede anche, e vediamo che con la funzione validazione dati possiamo vedere a
che sollecitazione a quale punto della curva pushover quel singolo maschio si plasticizza. E vediamo che il maschio si plasticizza per pressoflessione per una sollecitazione pari a 21.310 kg. Poi andremo a vedere, quando applicheremo i rinforzi Keracol, come cambia il comportamento del singolo maschio. Ma andiamo ad analizzare anche l'analisi lungo X, quindi vediamo come cambia il comportamento delle pareti in X. Naturalmente le pareti che prima erano danneggiate, quelle lungo Y, adesso risultano pressoché integre, perché le pareti si danneggiano per un'analisi lungo il loro piano. Vediamo che in X abbiamo altre tipologie di pareti danneggiate, quindi possiamo andare a vedere tutte le pareti e anche in X andiamo a vedere quali sono le pareti maggiormente danneggiate. In questo caso le pareti maggiormente danneggiate sono la 1, la 4 e la 5. Anche qui possiamo andare a vedere cosa succede all'interno di un singolo maschio con la validazione dei dati, ma faremo un'analisi differente. Vedremo a quale passo dell'analisi, quindi in corrispondenza di che valore del taglio totale si plasticizza quel maschio, e vediamo che si plasticizza per un valore del taglio totale pari a 173.000 kg. E anche qui poi faremo un confronto con lo stato di progetto e vediamo in quale sollecitazione di taglio totale si plasticizzerà quel maschio. Quindi abbiamo analizzato i due maschi in maniera differente. Abbiamo visto, per quanto riguarda la parete lungo Y, il taglio su quell'elemento per cui si plasticizza, mentre per quanto riguarda il maschio nell'analisi lungo X, vediamo il taglio totale per il quale si plasticizza il maschio della parete maggiormente danneggiata. Quindi possiamo andare a vedere poi anche le rotture sulle altre pareti. Vediamo che su questa parete abbiamo delle rotture per pressoflessione sul primo livello, mentre abbiamo poi delle rotture più diffuse per taglio sul secondo e sul terzo livello. Quindi andiamo ad applicare i nostri rinforzi. Applichiamo, come dicevamo, i rinforzi Keracol tipo FRCM e applicheremo due tipologie di rinforzi diversi. Quindi applicheremo il rinforzo GeoSteel G1200 adatto per muratura in tufo, perché abbiamo una muratura in tufo, e applicheremo appunto due tipologie di rinforzi diversi. Uno che chiameremo G1200 taglio, in cui sui maschi si avrà un effetto prevalentemente a taglio e lo andremo ad applicare sui maschi che presentavano delle rotture per taglio. Quindi abbiamo una tipologia di effetto taglio, viene applicato su entrambi i lati e naturalmente l'ancoraggio a flessione non è efficace perché è un rinforzo a taglio. Mentre per le fasce applicheremo sempre un rinforzo con tipologia effetto taglio più flessione, e in questo caso l'ancoraggio sarà efficace. E poi applicheremo un rinforzo che chiameremo G1200 flessione, in cui applicheremo sia sui maschi che sulle fasce un rinforzo con tipologia effetto taglio più flessione. Quindi questo andremo ad applicare sui maschi in cui si hanno delle rotture per pressoflessione. Sulle fasce naturalmente avevano tutte delle rotture per pressoflessione, applichiamo sempre dei rinforzi con effetto sia a taglio che a flessione. Quindi una volta definiti le due tipologie di rinforzo, andiamo ad applicare i nostri rinforzi sulle pareti. Quindi sulla parete 3 in Y, al primo livello avevamo delle rotture per pressoflessione, quindi applichiamo il rinforzo a flessione, mentre sul secondo livello avevamo delle rotture per taglio, quindi applichiamo il rinforzo a taglio, mentre sul terzo livello avevamo delle rotture a flessione, pressoflessione, quindi andiamo a applicare un rinforzo a flessione. In questo modo noi andiamo ad applicare
il rinforzo su tutti i maschi, su tutte le fasce di quel livello, di quella parete. Anche in X applichiamo al primo livello un rinforzo a flessione, sul secondo livello della parete 1X andiamo a applicare un rinforzo a taglio, mentre sul terzo livello, in cui avevamo delle rotture più diffuse a taglio, andiamo a applicare anche qui un rinforzo a taglio. Sulla parete 4 invece, come abbiamo visto, noi siamo intervenuti sulle pareti maggiormente danneggiate in X e in Y. In Y erano la parete 3 e la parete 9, mentre in X erano la parete 1 e la parete 4. Quindi sulla parete 4 siamo intervenuti sempre con un rinforzo FRCM sul livello 1 con un rinforzo a taglio. Sul livello 2 anche qui abbiamo inserito un rinforzo a taglio perché avevamo delle rotture diffuse a taglio, mentre sul livello 3 non siamo intervenuti su questa parete perché i maschi del livello 3 erano tutti integri, quindi non serviva intervenire. Applichiamo la mesh affinché le modifiche siano effettive, quindi vediamo che sono state applicate vediamo che sono stati applicati tutti i rinforzi come previsto. Come dicevamo, inserendo il rinforzo all'interno dell'ambiente struttura, il rinforzo viene applicato su tutti i maschi e le fasce di quella parete in maniera omogenea. Stessa cosa per le pareti lungo X, quindi sono stati applicati in maniera omogenea i rinforzi su maschi e fasce. Ma sulla parete 9, come vediamo qui, avevamo delle rotture non omogenee. La parete è praticamente per metà rotta a taglio e metà rotta a pressoflessione. Quindi sui maschi rotti a taglio applicheremo un rinforzo a taglio, quindi sul primo e secondo livello, e sui maschi rotti a pressoflessione applicheremo un rinforzo a flessione. Sulle fasce applicheremo per tutte un rinforzo a flessione. Come è possibile fare questo? Se noi l'avessimo applicato all'ambiente struttura, avremmo dovuto applicare lo stesso rinforzo per tutti i maschi. Invece, noi vogliamo applicare dei rinforzi differenti, quindi possiamo applicare rinforzi direttamente all'interno della mesh, effettuando la modifica manuale della mesh. Quindi andiamo a selezionare il singolo maschio all'interno della nostra parete e andiamo ad applicare il rinforzo su questo maschio. Questo tipo di applicazione si effettua quando si vogliono applicare rinforzi differenti sui maschi della stessa parete. Quindi possiamo applicare su ogni maschio un rinforzo differente o possiamo non applicare il rinforzo come faremo sul maschio E111. Quindi applicheremo ai maschi di sinistra un rinforzo a taglio, mentre ai maschi centrali e quelli di destra applicheremo un rinforzo a flessione. Mentre sulle fasce applicheremo sempre un rinforzo a flessione. Quindi andiamo a selezionare tutte le fasce e applichiamo il nostro rinforzo a flessione. Quindi una volta assegnati tutti i rinforzi, dobbiamo controllare che siano stati appunto segnati correttamente. Vediamo che sui maschi del primo e del secondo livello sono stati applicati rinforzi a taglio, mentre nella parte centrale e nella parte di destra sono stati applicati correttamente i rinforzi a flessione. Dopo aver applicato i rinforzi, vediamo l'analisi dello stato di progetto. Vediamo che abbiamo ottenuto il miglioramento sismico perché siamo passati da un indice pari a 0,55 a un indice pari a 0,67, quindi abbiamo ottenuto il nostro miglioramento sismico perché c'è stato un aumento maggiore o uguale a 0,1, ma c'è stato un miglioramento generale su tutte le analisi. Il miglioramento di 0,1 deve essere solo per l'analisi più gravosa. Le altre analisi, l'abbiamo già detto, non devono peggiorare.
Questo lo dice il buon senso, ma non dobbiamo avere un miglioramento di 0,1 per tutte le analisi. Quindi andiamo a vedere nello specifico quello che succede sulle varie pareti. Vediamo che le rotture adesso sono differenti rispetto a prima. Quindi abbiamo delle rotture differenti perché avendo applicato i rinforzi Caracol su alcune pareti, quelle pareti risultano adesso meno danneggiate e risultano più danneggiate le altre. Andiamo a vedere anche qui nello specifico sulla stessa parete quello che succede sul maschio che avevamo analizzato nello stato di fatto. Vediamo che quel maschio innanzitutto non si plasticizza più per presso flessione, ma si plasticizza per taglio, perché abbiamo applicato un rinforzo a presso flessione, e si plasticizza per una sollecitazione notevolmente superiore a quella di prima. Infatti, vediamo come è cambiato il dominio a presso flessione rispetto allo stato di fatto. Il dominio a presso flessione è rappresentato dalla curva nera, mentre il dominio di resistenza a taglio è rappresentato da quella linea rossa. Quindi vediamo come è cambiato il dominio di resistenza a presso flessione e adesso si plasticizza per taglio per una sollecitazione pari a 29.051. Prima avevamo una sollecitazione intorno ai 21.000 kg. Quindi il comportamento del singolo maschio è cambiato notevolmente con l'applicazione dei rinforzi Caracol. Vediamo anche qui quali sono le pareti maggiormente danneggiate e naturalmente saranno differenti da quelle viste in precedenza. Prima le pareti maggiormente danneggiate erano la parete 3 e la parete 9, adesso sono la parete 2 e la parete 5. Quindi cambia il comportamento della struttura dopo l'applicazione dei rinforzi. Anche in X vediamo il confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto e vediamo sempre lo stesso maschio, vediamo per quale taglio totale si plasticizza. Si plasticizza per un taglio totale pari a 317.000 kg. Quindi prima avevamo 173.000 kg, adesso per un taglio totale notevolmente superiore. Anche qui possiamo andare a vedere come si comportano i vari maschi e vediamo anche in X sono cambiate le pareti maggiormente danneggiate, non sono più la parete 1 e 4, ma sono le pareti 10 e 5. E possiamo fare un confronto tra due modelli per vedere la differenza tra le varie analisi. Andiamo ad analizzare lo stato limite di collasso e vediamo che le analisi dello stato di progetto sono tutte migliori rispetto a quelle dello stato di fatto. Naturalmente, come dicevamo, non è necessario che siano tutte migliori di 0,1, l'importante è che non siano peggiori, perché comunque sia, bisognerebbe avere un non peggioramento delle condizioni precedenti. Comunque, per ottenere miglioramento, l'analisi più gravosa deve avere un incremento di 0,1. Andiamo a vedere adesso l'altro esempio. È stata definita una struttura a due piani in cui sono state definite due tipologie di solai differenti. Naturalmente anche qui è stato definito il materiale per la muratura. Anche in questo caso abbiamo una muratura di pietra tenera, però irregolare, anche qui abbiamo un tufo. E come dicevamo, sono state definite due tipologie di solai differenti. In una zona abbiamo dei solai fatti in legno con travetti affiancati e soletta in CA e nella zona superiore della struttura abbiamo invece dei solai di legno con travetti affiancati e tavolato semplice che, come sappiamo, sono dei solai che hanno una rigidezza pressoché trascurabile. Quindi abbiamo provato ad effettuare l'analisi pushover per questa struttura. Abbiamo comunque ottenuto dei valori di vulnerabilità, ma se andiamo poi a vedere l'analisi nello specifico, quando si fa un'analisi pushover non bisogna fermarsi
solo al risultato, ma bisogna andare a controllare che comunque l'analisi sia coerente. Vediamo che abbiamo sulla parte superiore della struttura degli spostamenti molto molto elevati, infatti abbiamo degli spostamenti dell'ordine di 2-3 centimetri, per una struttura così piccola comunque sono degli spostamenti non proprio coerenti con la tipologia di struttura. Quindi, non potendo effettuare l'analisi globale, o perlomeno non avendo un'analisi globale completamente attendibile, visto gli spostamenti dei nodi dovuti alla scarsa rigidezza del solaio in quella zona, è preferibile effettuare l'analisi pushover della singola parete per la zona in cui i solai hanno una rigidezza trascurabile. Quindi andiamo a selezionare tutte le pareti della zona in cui avevamo i solai con rigidezza trascurabile e si effettua l'analisi pushover della singola parete. Questa è un'altra funzionalità di Termoodle che ci permette di analizzare le strutture quando non è possibile effettuare l'analisi globale, come in questo caso. Vediamo i risultati della nostra analisi e vediamo che alcune pareti non sono verificate, quindi il software ci fornisce l'analisi di vulnerabilità della singola parete, quindi per ogni parete vengono svolte quattro analisi, direzione più e meno del sisma e distribuzione con forze statiche e uniforme, e andiamo a vedere quello che succede nella parete, diciamo, con indice di vulnerabilità più basso, pari a 0,603. Vediamo che abbiamo delle rotture abbastanza diffuse per pressopressione sia sui maschi che sulle fasce e possiamo andare a vedere anche qui quello che succede sul singolo maschio, quindi vediamo la sollecitazione a cui si plasticizza questo maschio. In questo caso si plasticizza per pressopressione per una sollecitazione pari a 2770 kg, e poi andremo a vedere anche qui come si comporta il singolo maschio dopo l'applicazione del rinforzo. Quindi andremo ad applicare adesso i nostri rinforzi sulle pareti che non risultano verificate. Quindi andremo ad applicare il nostro rinforzo Caracol sulle pareti che non risultano essere verificate. Quindi applichiamo anche qui un rinforzo FRCM. Applichiamo sempre il rinforzo GeoSteel G1200, ma avendo delle rotture diffuse per pressopressione, applichiamo una sola tipologia di rinforzo in cui abbiamo una tipologia di effetto taglio più flessione sia per i maschi che per le fasce. Quindi andremo ad applicare sempre sul lato doppio il nostro rinforzo con effetto taglio più flessione e ancoraggio a flessione, come dicevamo appunto per maschi e fasce. Quindi applichiamo su tutte le pareti non verificate il nostro rinforzo Caracol. Quindi sia sul primo livello che sul secondo livello, in questo caso applicheremo il rinforzo direttamente nell'ambiente struttura perché vogliamo che venga applicato a tutti i maschi e a tutte le fasce di quella parete a quel determinato livello, perché avevamo delle rotture diffuse per pressoflessione su tutta la parete, quindi applichiamo il rinforzo direttamente all'interno dell'ambiente struttura. Come dicevamo prima, se vogliamo applicarlo solo su un maschio, solo su una fascia o vogliamo applicare dei rinforzi differenti, questo può essere effettuato andando a modificare manualmente la mesh. Quindi, dopo aver applicato i rinforzi, vediamo che i rinforzi appunto sono stati applicati correttamente sulle pareti su cui volevamo applicarli. Quindi, vediamo che, ad esempio, sulla parete 4 naturalmente non sono stati applicati. E dopo aver appurato di aver applicato correttamente tutti i rinforzi, andiamo ad effettuare l'analisi pushover delle stesse pareti,
con l'applicazione dei rinforzi. Andiamo a selezionare tutte le pareti, anche quelle su cui non abbiamo applicato il rinforzo, e vediamo la differenza dei risultati. E in questo caso l'applicazione del rinforzo non incide sul risultato delle altre pareti, perché quando si applica l'analisi della singola parete, la rigidezza delle altre pareti non incide sul calcolo della singola parete. Sulla singola parete si considera solo il carico del solaio agente su quella parete e naturalmente l'azione sismica, quindi il calcolo di ogni parete non è influenzato dalle pareti adiacenti. Quindi abbiamo rilanciato il calcolo e sulle pareti su cui non abbiamo applicato il rinforzo otterremo sicuramente lo stesso risultato visto in precedenza. Ma naturalmente il risultato cambia sulle pareti su cui abbiamo applicato il rinforzo. Infatti vediamo innanzitutto che tutte le pareti sono verificate, quindi abbiamo ottenuto, diciamo, una sorta di adeguamento delle pareti singole, perché tutte le pareti sono appunto verificate, e andiamo a vedere quello che succede sulle singole pareti. Quindi vediamo che la nostra curva cambiano anche le rotture sulle varie pareti, quindi cambiano le rotture sui maschi della nostra parete, e se andiamo a vedere il dominio di resistenza del maschio analizzato anche nello stato di fatto, vediamo che avremo dei risultati diversi. Quindi abbiamo sempre una rottura per pressoflessione, cioè una plasticizzazione per pressoflessione, ma si ottiene per una sollecitazione pari a 7400 kg, mentre prima avevamo 2700 kg, quindi una sollecitazione notevolmente differente. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo incontro.